Oggi parliamo di vaccinazione antinfluenzale. Di questo argomento abbiamo scelto di parlarne col dottor Cataldo Perri, medico di base. Dottore Perri, chiediamo subito qual è il periodo migliore per sottoporsi a vaccinazione? A chi bisogna rivolgersi per ottenere questo vaccino e a quale fascia di età è indicata appunto questa vaccinazione? Allora, la vaccinazione è cominciata già da almeno 10 giorni. Noi medici di medicina generale del territorio e chiaramente anche i medici dell'ASP di Cosenza hanno avuto i vaccini da parte dell'azienda sanitaria. Noi abbiamo circa 250 vaccini in media, grosso modo, in base anche al numero dei pazienti, per cui il migliore periodo è chiaramente da quando arrivano i vaccini, quindi già da 10 giorni siamo già in campagna vaccinale. Io ho cominciato già 10 giorni fa e ho fatto quasi tre quarti, diciamo così, di pazienti che hanno diritto gratuito al vaccino. Come periodo buono per vaccinare fino al 5-10 dicembre ancora siamo abbondantemente in tempo, perché si presume che arriveranno i picchi influenzali, insomma, almeno intorno al 20 dicembre, dal 20 dicembre in poi. Per cui fino al 10-15 dicembre è consigliabile e opportuno vaccinarsi. Per quanto riguarda le fasce d'età dei pazienti che hanno, così che sono in epoca giusta per vaccinarsi, da 6 mesi in poi fino chiaramente in tardissima età va bene la vaccinazione. Il vaccino possono fare tutti, tranne pochissimi pazienti che magari hanno delle ipersensibilità, delle allergie alle proteine dell'uovo, ma sono veramente rarissimi. Adesso ecco, i vaccini sono. Appunto, oltre a queste ipersensibilità magari personali, noi chiediamo pure questo vaccino comporta dei rischi anche a chi ha uno stato di salute ottimo. E poi quali sono quelle persone che magari affette da determinate patologie necessitano maggiormente, certo, di una vaccinazione? Certo, intanto dicevo che sono semplicemente controindicati i pazienti allergici alle proteine dell'uovo. È indicato quasi a tutti i tipi di paziente, è consigliatissimo, anzi è auspicabile che i pazienti cardiopatici, i pazienti diabetici, i pazienti ipertesi, i pazienti nefropatici, i pazienti affetti chiaramente da broncopatie croniche o patologie respiratorie in generale, pazienti oncologici, possono e debbono fare la vaccinazione perché sono maggiormente esposti ai rischi che una sindrome influenzale potrebbe comportare. Si può benissimo che l'influenza di per sé decorre in maniera benigna il più delle volte, però io dico sempre ai miei pazienti, quando mi chiedono consiglio se vaccinarsi o non vaccinarsi, io dico sempre che bene che va un'influenza ruba almeno 5 giorni della propria vita. Tiene a letto un paziente, magari in quel periodo avrebbe avuto degli appuntamenti importanti, delle scadenze di vita fondamentali, metti il matrimonio di una persona cara, metti un appuntamento di lavoro, diciamo, estremamente importante, allora o nel caso di musicisti, di artisti, dei grandi concerti, dei grandi primi, allora chiaramente perché rischiare di ammalarsi in un periodo importante della propria vita? Quindi io lo consiglio a tutti quanti. Chiaramente bene che va, l'influenza porta questo problema di rubare 5 giorni della vita, ma se va male, e sappiamo che purtroppo l'influenza per fortuna in pochi casi, però può dare anche delle complicanze estremamente quindi serie. Quindi un'influenza non curata bene può provocare anche malattie, certo, più serie, quale una l'influenza problema. Chiaramente può anche portare con sé, può aprire, diciamo, le porte, perché si indeboliscono le difese immunitarie, può aprire le porte anche di infezioni estremamente serie e gravi, diciamo. Può essere una polmonite, ci può essere una complicanza influenzale, vedi, una meningite, ci può essere una polinevrite. Quindi l'influenza in alcuni casi, per fortuna in pochi casi, può dare effettivamente delle complicanze estremamente serie. Diciamo che vale la pena rischiare la febbricola che compare in alcuni casi dopo la vaccinazione. Per mia esperienza personale, da quando faccio il medico di medicina generale, sono tantissimi anni,
non è mai successa una complicanza seria alla vaccinazione influenzale, tranne che in pochissimi casi, ma gli effetti collaterali sono estremamente blandi, in pochissimi casi può dare semplicemente una febbricolina la sera a qualcuno, non a tutti, e un po' di mialgia, ovvero sia dolori muscolari, stop. Al di là di questi piccoli sintomi, insomma, chiaramente non dà nessun'altra complicanza. Per quindi cui è auspicabile, è doveroso vaccinarsi per evitare appunto le complicanze dell'influenza, che può essere una patologia benigna, però in pochi casi purtroppo apre le porte a patologie e a complicanze molto severe. Quindi vacciniamoci. Chiudiamo col messaggio del dottore Perri: correte a vaccinarvi. Esatto, noi medici di famiglia abbiamo ancora degli stock di vaccini, per cui stiamo facendo una campagna estremamente capillare, però a quei cittadini che non ne hanno diritto intanto chi ha superato i 65 anni, i pazienti cronici che dicevo prima, diabetici, ipertesi, cardiopatici, chi soffre di bronchite croniche ne ha diritto, chi ha deficienze immunitarie, qualche patologia ne ha diritto, però tutti gli altri che non ne hanno diritto gratuitamente, è bene spendere quella, credo, una decina di euro grosso modo per comprare sul vaccino, per evitare maggiori spese e soprattutto rischi per la salute. Vacciniamoci, vaccinate.